Meravigliosa, Lucas Graham. Certo, non possiamo non sentirci le travisate che voi travisatori all'ascolto di Chiamate Roma e di Radio DJ avete segnalato. La più bella di tutti è Lucas Graham, che capisce i rapporti di forza all'interno degli Elio e le Storie Tese, che sì, capisce che quello che conta di più è Mangoni. Infatti I don't believe in Elio, I only see Mangoni. Non credo ad Elio, ma vedo solamente Mangoni. Le 836, martedì 11 ottobre 2022, è arrivato il momento di liberarci di piccolissimi pesi, cioè di fare coming out di alcune cose che avete fatto nella vita. Non tradimenti quelli, sapete, no, quella roba grande, piccole cose. Ciascuno di noi vuole togliersi un peso, no? Cioè, ma anche io farei la connotazione di cose, perché ci verrebbe da dire piccoli furti, sentivo. Ma perché non facciamo invece cose belle? Perché poi non è che ti devi vergognare di questa cosa. Quindi dei furti, sì. Però non lo chiamerei coming out quello, lo direi più confessione. È un liberarsi di questo piccolo peso che hai dentro, però quello piccolo, quello che ti ha fatto vergognare per la prima volta. Dai, almeno per me è stato così. Dai, piccolissimo. È 342 00 00 700, garantiamo anonimato. Sì, io mi vergogno molto, ma continuo a fare la falsa pesata al supermercato. E infatti adesso alle casse mi pesano la frutta. Quella è la falsa pesata. Ah, la falsa pesata. Dai, chi è che non lo fa? Dai, fate capire, dai, chi è? Io non lo faccio. Lo fai. Disonesto. No, dai, la falsa pesata. Dai, che vedi, lo appoggi, ma non lo appoggi. Io sono talmente pigro che non prendo mai le cose tipo frutta, cose, perché non mi va. Le prendi già spacchettate. Pagando molto di più. Sì, sì. Ma curioso di sapere cosa vuole confessare Veronica. Che vuoi confessare? Allora, volevo confessare un piccolo furtarello di quando ero giovanissima. Poi ho pensato, ma perché devo rischiare la galera adesso, dopo tutti questi? Sarà mai. Stella, ce lo scrivi nel frattempo. Previ, liberati, che cosa vuoi confessare? Vai. Sono tutti legati ai furtarelli, naturalmente. Furtarelli. Mi ricordo che, approfittando del fatto che c'era una nonna un po' così, non informissima, e un bimbo molto piccolo, ho preso un super tele, dicendo è il mio. Al bimbo. Terribile. Ne ho una. Avevo non da furto anni, io. Penso un po', a parte il famoso Santa Rita, del quale ancora ho gli incubi da bambino a 5 anni. Che cos'è Santa Rita? Ho rubato una piccola immagine di Santa Rita a 4 anni dalle suore. Alle suore proprio. Ma quella ce l'ho, perché ho paura, cioè lì come una maledizione, ce l'ho proprio là. La stella è quella, te ha paura della maledizione. Certo, per quello. Però invece una cosa bella che ho fatto, e che confesso, io ero il famoso e misterioso donatore di rose sui parabrezza a Marina Velca, in particolare nei confronti di una tale Simona. Perché stavi a provare con una? Però ero misterioso. Stiamo parlando di furia, un ricordo tenero questo. Scusa, quindi mi stai dicendo che lo stalkeraggio è stato messo da parte? Qua c'è sempre il reato, perché in realtà le rose le rubavo dalla viola del Bar 2000. Ma che cavolo! Poi il misterioso. Oggi invece dicevamo un giorno molto importante, perché il coming out day. Subito differenza, perché è differente coming out da outing? Allora, coming out è una scelta personale, volontaria e consapevole, attraverso la quale si rende partecipi gli altri del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. Non va confuso naturalmente con l'outing, che rappresenta la dichiarazione della sessualità altrui senza il consenso del soggetto interessato. Cosa brutta, poi relazione come al solito dipende, ma è così importante? No, non lo so, guarda, il discorso del fare coming out ne ho parlato spesso con le parti in questione, e dicono che dà molta, cioè non possiamo ragionare magari semplicemente nella cerchia di amici, dove ovviamente sinceramente a nessuno di noi frega con chi uno di noi va a letto. Io più ho più pregiudizi sui libri che sui film, che cioè sinceramente con chi vai a dormire me ne frega niente, che cosa leggi, che cosa vedi mi interessa di più. Però effettivamente ci sono tante realtà in cui ancora conta, ancora c'è tantissima discriminazione. È molto difficile fare coming out. Certo. E da cosa nasce questa giornata, Previ? Allora, nasce si è tenuto per la prima volta l'11 ottobre del 1988. L'anno precedente si era tenuta la seconda marcia nazionale su Washington per i diritti delle lesbiche e dei gay, l'11 ottobre del 1987. Quindi l'11 ottobre la ricorrenza di quella data è diventata esattamente quella. L'idea di celebrare questo coming out fu di uno psicologo, Robert Eichberg, e di Jane O'Leary, che era un politico, politico attivista LGBT di Los Angeles. E probabilmente proprio per quello che dicevamo, cioè per non far
far sentire sole le persone che magari vivevano in situazione di pregiudizio, di discriminazione. Curiosità, perché diciamo coming out? Out è una semplificazione, una contrazione dell'inglese coming out of the closet, ovvero letteralmente uscire dall'armadio, che è un'espressione che gli inglesi usano per dire venire allo scoperto. Venire allo scoperto. 3420000700, venire allo scoperto, va bene anche le cose belle, sì, sì, anche i misteriosi donatori di rose. Di rose rubate. E a proposito di I'm coming out, qua ragazzi, era facilissimo. Vai Diana!